C'était il y a quelques dizaines d'années, il y a longtemps déjà. On les appelait les communistes. Et selon son opinion politique, ce nom était prononcé avec un très grand mépris ou avec ce filet de chaleur dans la voix qui ne pouvait tromper celui qui écoutait. Car à cette époque, on était soit à gauche, soit à droite. Et l'on savait prendre ses responsabilités. J'ai d'abord pensé que dans ce film, l'histoire officielle du PCI allait prendre une place prépondérante. Mais j'ai vite réalisé que ce qui m'intéressait, c'était ce qui est resté à l'intérieur des hommes qui ont adhéré à son idéologie. Fort, ex-dirigeant syndical et homme de gauche, a écrit dans son livre intitulé « Le silence des communistes » « Maintenant, la majorité d'entre eux gardent le silence. Leur passé est effacé dans la mémoire. Je ressens de façon aiguë, presque comme une obsession, ce silence. » Je partage avec foi cette même obsession. Et c'est pour l'exorciser que je suis parti en Italie, là où sont mes racines, pour savoir, pour donner la parole à ceux qui se sont tus ces dernières années. San Severino Marche, dans les Marches, en Italie centrale. C'est là que j'ai vécu mon enfance. C'est là que j'étais en contact avec des communistes. Peut-être trop petit encore pour m'intéresser aux idées. Ce qui m'avait surtout frappé, c'était les locaux du PCI, avec plein de livres, des montagnes de papier, des dossiers entassés un peu partout, de vieilles affiches électorales collées au mur. Et les têtes de Marx, Lénine, Che Guevara, Fidel Castro au-dessus des portes, là où d'autres mettent des crucifix. Aujourd'hui, le même local est occupé par les démocrates de gauche. Scusi, posso fare una domanda? Oui. Ecco, qui siamo davanti alla sezione che prima era quella del PC. Sì, qui. Ecco, sì, qui. Lei votava PC? Sì. E adesso dove stanno quelli che erano comunisti del PC? Ci ha sentito, non mi faccio certe domande perché non me ne vado. Ma lei si sente ancora comunista? Beh, adesso mi sono allontanato parecchio, però mai sono il 24, ho 80 anni. Sì. Avevo 16 anni che ero comunista. E allora perché ti sei allontanato? E così dopo tutte le disgrazie in famiglia, una cosa un'altra. Non è per politica. Ma... sono allontanato più che altro dalla politica, da tutto. Sono sempre comunista. Sei sempre comunista? Sì, sì. E quanto c'è stata la svolta nell'89, nel 91? Tutte cose di politica non mi intendo per niente. No, ma non so, ti è dispiaciuto però? Per forza. Che cosa finiva lì per te? Non so perché politicamente sono proprio ignorante, ecco. Sì, ma... non so, stavo mai al corrente di quello e quell'altro. Ma però perché ti eri iscritto al PC? Perché ero un operaio e sapevo che difendeva la classe operaia. Era l'unico partito a quei tempi. Sì, a quei sì. Tempi, come detto, ha seguito poi fino sì, a... Sì. Cosa, Berlinguer. Berlinguer. Ma Berlinguer è stato l'unico partito più forte che ha difeso la classe operaia. E dopo ha cominciato il declino però. Dopo sì, infatti non me ne va. Grazie. Ciao. Ciao. Confusément, je crois que ceux qui ont été communistes sont encore là. Sauf qu'on ne les voit plus dans les rues discuter de façon animée, ni aux manifestations avec leurs drapeaux, ou aux enterrements des compagnes. Ils se sont fondus dans la foule, sont devenus anonymes, sans voix ni signe distinctif. Et il faut aller les rechercher pour comprendre si la blessure est encore béante, ou si la page est définitivement tournée. Parmi les communistes que j'ai connus, il y a Alfredo, peintre, écrivain et poète à ses heures. Le parti était toute sa vie et je sais qu'il a très mal vécu sa disparition.
Il a rejoint Rifondazione Comunista, presque par désespoir, je crois, pour encore se rattacher à un idéal, à un mot. Questa è la casa dove è nato il primo gruppo di Rifondazione, dopo l'uscita dal vecchio PC. Qui si è riuniti i primi compagni, prima ci riunivamo nelle case, poi abbiamo trovato questa sede proprio al centro storico, perché è qui che era proprio il gruppo comunista più... dove è nato proprio il quartiere operaio, il quartiere artigiano. Perché tu avevi scelto di essere comunista quando eri giovane? Perché quando cominci a 14 anni il lavoro in fabbrica ti accorgi che lo sfruttamento, i bassi salari, ti accorgi i primi scioperi, parli con gli altri operai, tutti i loro problemi, te li fanno sentire, capisci da quale parte sta la verità. Poi cominci anche a leggere da solo, cominci a documentarti e diventi giovane comunista. Fai la tessera, la prima tessera di giovane comunista. Poi tu sei stato molto attivo nel partito. Sì, sono stato attivo. A 21 anni ero consigliere comunale, ero segretario del partito, ho fatto parte del comitato federale. Hai venduto l'unità. Ho venduto l'unità, ho fatto varie feste, ho fatto piccoli comizi in giro, campagna elettorale, se c'era da attaccare i manifesti, si attaccava i manifesti, se c'era da andare a parlare con la gente, casa a casa ci si andava, se c'era da andare a fare un comizietto volante ci si andava. Però ecco, non era la campagna elettorale come adesso, gigantografie, ma si parlava fra persona e persona, quindi era un rapporto più diretto anche col compagno, sentivi le loro istanze e loro ti davano qualcosa a te, tu davi qualcosa a loro. E oggi ti senti ancora comunista, anche se il comunismo non esiste più? Sì, sì, anzi, più di sempre. Goffredo s'est fort appliqué dans la lutte. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années déjà, dans ce parc public. Il préparait la fête de l'Unità et montait un podium, sous la chaleur. Depuis lors, nous avons passé des heures à parler de politique, chaque fois que je revenais pendant quelques semaines d'été à San Severino. Il y a une question que je ne lui ai jamais posée. Pourquoi s'était-il inscrit au PCI? Quand on s'intervistava, si chiedeva un militante del PC, dice, perché stai lì, perché non scende di vita? In realtà era così allora, almeno. Entrare in un partito comunista degli anni 80, i primi anni 80, ma anche prima, quando sono entrato io in circa il 1980, era sicuramente una scelta di vita che comportava alcune cose che poi facevi nella vita anche di tutti i giorni, che non era solo avere la tessera e trovarti a qualche riunione. Era proprio una scelta di vita, sicuramente, questo non c'è nessun dubbio. Ti senti ancora comunista? È difficile, uno che ha militato per parecchi anni, insomma, per qualche decennio in un partito e diceva di essere comunista, che prima addirittura era ancora più radicato a sinistra, oggi che militi in un partito che dice assolutamente non è comunista, dici ma tu ti senti comunista? Ma io credo in alcuni valori in assoluto che non mi vergogno, che sono assolutamente positivi, che portava avanti almeno il Partito Comunista. Sicuramente c'era bisogno anche probabilmente di una svolta, appunto. Non so se sia stata la migliore fatta in quella maniera, onestamente questo è difficile dirlo, lo dirà la storia probabilmente. Se mi ci sento ancora io, ripeto, per molti aspetti sì. Certamente alcune cose, insomma, potrebbero sembrare anche anacronistiche, insomma. C'est le vieux quartier. Ces ruelles, désormais bien désertes, datent du Moyen Âge, et je les connais toutes par cœur. J'y jouais enfant avec mes copains, et c'était l'époque où la politique était très loin de mes préoccupations. Mais en y réfléchissant,
La politique avait déjà traversé ma vie. Un oncle me demandait régulièrement, les dimanches matins, d'aller vendre l'Unita, le journal du parti. Vieille coutume répandue dans toute la péninsule, acte militant et affirmation de sa foi politique, comme d'autres allaient à la messe. Aujourd'hui, cet oncle est décédé, mais il y a l'autre oncle, Decio. Lui aussi, c'est toute une vie de communiste qu'il pourrait nous raconter. Il habite tout au bout de cette ruelle. Ce n'est pas chez lui que j'ai envie de l'entendre, mais près des portiques qui ceinturent la grande place. C'est là que tous les étés, nous avions de longues discussions où il élaborait de grandes théories, où il refaisait le monde. Et moi, avec lui. Puis rien n'a changé. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Durante delle estati intere, anni e anni, abbiamo molto discusso di politica. E tu mi parlavi del Partito Comunista, di che cosa poteva cambiare, la vita sarebbe stata migliore, eccetera. Ma poi è cambiato piuttosto il partito che la vita. Sì, è cambiato un po' tutto, è cambiato in peggio. Io pensavo, no, che da un momento, sì, io speravo quello che ci ha dato, abbiamo avuto, è stato lottato, le lotte, state fatte delle lotte sia politiche che sindacali e abbiamo riuscito a fare tante quelle tante cose, ma che poi il partito doveva finire in questa maniera, no? Beh, ci doveva stare un cambiamento, questo senz'altro, no? Perché è cambiato, doveva cambiare la politica, l'ha cambiata la società, è cambiato la mentalità, è cambiato un po' tutto, l'economia, se doveva cambiare un, però in questa maniera non si trova più niente, proprio è partito tutto quanto. Ma quanto nell'89, nel 91 tutto è finito? Tu hai pianto, per esempio? Beh sì, sinceramente sì. Io di tutto questo ho messo, come sono stato tutti questi anni, tanti, che sono stato lì dentro al partito, per quando io non è che ero un qualcuno, non ero niente, faccio parte solo della base, faccio parte, però come il partito a me mi ha dato dell'emozione, ci ha dato tanto, no, siamo riusciti anche a avere tanto da quello che eravamo noi prima, quello che siamo oggi, no, questo grazie tutto al Partito Comunista, che poi doveva finire in questa maniera, non me l'aspettavo. Decio Alfred Goffredo me rend perplexe. Cette insistance encore se définir communiste, presque 15 ans après la disparition du parti, me trouble beaucoup. Et j'erre toute une journée dans la vieille ville, sous les portiques de la place, dans le parc où les enfants jouent et où les vieux se racontent des histoires auxquelles je ne peux participer. Le café du théâtre est le seul endroit où il y a un ordinateur public connecté à Internet. Dans ma boîte, des dizaines de messages que je n'ai pas envie de lire. Je cherche, je tape des mots comme PCI, communiste, Italie. Je découvre un site appelé Partito Comunista Italiano. Ce site contient un tas d'images qui concernent l'ancien PCI et une phrase qui m'interroge. Images et documents de l'histoire du PCI oubliés par les démocrates de gauche et altérés par Rifondazione Comunista. J'envoie un email à Alberto qui a créé le site. Il est d'accord pour me voir et être filmé. On part tout au nord de l'Italie, dans un petit village perdu au milieu des montagnes, à plus de 700 km d'ici. Internet. Perché? Ma io ho notato con sorpresa che non solo su internet ma anche nelle librerie eccetera era andato perso il patrimonio iconografico del PC, le tessere, i manifesti o semplicemente le foto delle manifestazioni, delle iniziative. E
naturalmente utilizzando anche alcuni libri che sono stati pubblicati, sono andato alla ricerca di queste immagini, scannerizzandole o scaricandole da internet, o scegliendo altre fonti per ricostruire in qualche modo, dal punto di vista delle immagini, appunto, la vita, la storia del PC. Quindi le tessere, dalla prima del 1921 all'ultima, i manifesti, pagine, le pagine principali dell'unità, eccetera. Ma è una cosa molto nostalgica. Non è nostalgia, i russi dicevano nostalgia, che però ha un significato diverso da nostalgia italiano, è un termine appunto meno nostalgico e più riferito alla memoria di sé, della propria vita e della vita di milioni di altre persone, quindi non è nostalgia, è memoria. Nella tua casa c'è un'immensa biblioteca, ma che rapporto c'era tra la cultura e il PC e i comunisti che erano iscritti al PC? Ma io credo che il Partito Comunista Italiano sia stato un luogo in cui si faceva cultura, non solo come verso l'esterno, la politica, la propaganda, l'analisi economica, ma erano le sezioni comuniste in cui i militanti andavano non solo a discutere, ma anche a imparare. Si leggeva, si discuteva. E per molti militanti comunisti, non so, i braccianti pugliesi, le persone che non avevano avuto la fortuna di frequentare la scuola, spesso la sezione comunista era il luogo in cui non solo si leggeva, a volte si imparava a leggere. Ricordi quando ti sei iscritto al Partito Comunista la prima volta? Prima tessera non si scorda mai, sì. Era nel 1968, avevo 18 anni ed è stata una cosa importante. Come hai fatto la tua scelta? Perché hai scelto a 18 anni di iscriverti a un partito? È stato una strada un po' lunga perché la mia non era una famiglia della classe operaia, quindi non avevo una cultura in casa che mi portasse naturalmente a fare questa scelta. È stata, credo, una scelta etica, morale. Io mi ricordo una fotografia che vidi su un giornale, era il 1º marzo del 1968, era la fotografia di alcuni scontri a Roma tra studenti e polizia. Mi ricordo questa foto sul giornale di tre poliziotti che picchiavano un ragazzo. E mi sembrava una grande ingiustizia, non sapevo bene le ragioni degli uni o degli altri, però che tre persone picchiassero una persona mi sembrava un'ingiustizia e questo mi ha fatto pensare. Je quitte Alberto avec l'envie de rencontrer d'autres anciens communistes, juste pour savoir ce qu'ils pensent, pour briser leur silence. Alberto m'a parlé d'Elvira, une ex-employée du PCI qui habite à Florence. Ma cosa significava essere comunista? Mi fai venire in mente il discorso di Talleyrand, chi non ha conosciuto il periodo prima della rivoluzione non sa cos'era la dolcezza di vivere. No, purtroppo non era soltanto dolcezza di vivere, era per quanto mi riguarda un discorso di appartenenza molto forte, molto rigido, e che io irrigidivo con una specie di sensazione di appartenenza oltre che a un partito, a una famiglia. E per molti è stata una grande scuola, perché
per molti. E vedo che ancora funziona, ancora la rivendicano per fortuna, perché è stata la possibilità di crescita collettiva, cioè ci si impegnava in dibattiti che adesso sarebbero impensabili al di fuori da un interesse immediato e scegliendo dentro il quotidiano, la vita quotidiana, di ricavare una grande fetta delle proprie energie, non genericamente per gli altri, per un miglioramento che aveva una qualche spiegazione, una qualche logica. E si ricercava questa logica in un contratto sindacale, in una lotta di quartiere. Non era banale, era sicuramente forse questo, cioè una delle cose potrebbe essere questo. Essere comunista voleva dire rifiutare la banalità qui in Italia. Voleva dire cercare una ragione alle cose. Voleva dire fare fatica anche, farsi anche la vita scomoda. Ma ora i comunisti sono silenziosi. Non è vero. Ci sono e non stanno zitti. Forse non si chiamano più comunisti, non sanno di non poter parlare più a nome di una grande organizzazione, sanno di dover fare delle premesse prima di fare un'affermazione, sanno di dover stare più attenti, anche di leggere più giornali. Però io credo che ce ne siano molti. Depuis des décennies, Giovanna Marini chante des chansons engagées. C'est elle qui a notamment popularisé à l'étranger la chanson Bella Ciao. Sono ridotti, sono nel silenzio, non credo per un fatto di repressione, credo proprio per un fatto storico. Secondo me adesso c'è proprio un momento di pausa, c'è un momento in cui il marxismo si è rivelato inefficace dal punto di vista economico, anche perché c'è dall'altra parte, io poi non sono una intenditrice di queste cose, non sono una politica, ti dico solo il mio pensiero, insomma. Allora ecco, non parliamo in modo generale, ma mi si è rivelato inefficace dal punto di vista economico, anche se io continuo a pensare che una delle vie al benessere di tutti non è certamente il capitalismo, quindi nemmeno il neocapitalismo, quindi però devo ammettere anche che il marxismo è in crisi, fortemente in crisi, e non c'è ancora un pensiero nuovo, manca. Avec l'équipe, nous allons parcourir presque 3000 km pour visiter les fêtes de l'Unita, en Toscane, Émilie-Romagne, Vénétie et dans les Marches. Ces fêtes sont liées à l'Unita, le quotidien national de référence du PCI et aujourd'hui de la gauche italienne. Basée sur le volontariat, elle se déroule dans la plupart des communes italiennes de mai à septembre. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces fêtes ont représenté une manière différente de faire la politique. Des moments de débats politiques et sociaux coexistent avec des spectacles, des concerts musicaux et des immanquables stands gastronomiques. À Florence, un débat réunit Mario Capanna, pacifiste, écrivain, leader mythique du mouvement étudiant italien en mai 68, et Piero Sansonetti, journaliste du quotidien L'Unità. Buonasera a tutti, direi di cominciare subito questo nostro incontro. Abbiamo qui ospiti Mario Capanna e Piero Sansonetti. Tu hai detto che il Partito Comunista era infatti uno dei più grandi partiti comunisti d'Occidente. Aveva una singolarità questo partito italiano in confronto agli altri partiti comunisti? Beh, anzitutto aveva avuto radici autentiche nella resistenza,
coinvolge nella guerra popolare di liberazione. Ne fu un po', non certo da solo, ma ne fu un po' una forza importante. Poi l'aver avuto un atteggiamento in qualche modo, anche se non nei primi decenni del dopoguerra, ma dopo, di relativa critica rispetto all'Unione Sovietica. In questo senso dimostrandosi più dinamico, ad esempio, del PCF, il Partito Comunista Francese, che era un altro grosso partito occidentale, che era meno ortodosso da questo punto di vista. In terzo luogo, una attenzione alle dinamiche peculiari di un paese complicato come l'Italia, una forte componente, ad esempio, pacifista. Negli anni 50, per esempio, la creazione e lo sviluppo di un forte movimento dei partigiani per la pace. Questo gli ha permesso di avere, credo, quel radicamento che in Italia è stato molto vasto, sia nel mondo del lavoro, sia anche nel mondo giovanile, per esempio, e anche tra i settori intellettuali. E questo ne ha fatto, diciamo, un partito comunista con dei tratti di originalità rispetto al resto d'Europa e del mondo. Il PC viene da lontano e adesso è nascosto, ma c'è ancora, è fortissimo. In Italia il PC è fortissimo, conta nella politica della sinistra. Nessuno sa cos'è, nessuno sa dov'è, ma i gruppi dirigenti della sinistra non possono fare politica se non tengono conto di quello che pensa una base molto larga e che assomiglia molto ancora alla vecchia base del PC. Non sta tutta nello stesso partito. La trovi nei DS, la trovi in Rifondazione, la trovi forse nei Verdi, la trovi nei Noi Global, nei Girotondi, tutti questi. Ma c'è una base, se giri le feste dell'unità la trovi e decide e conta e pesa e parla. È una base a cui piace ancora la politica, come gli piaceva negli anni 70, negli anni 60, negli anni 50. Se vai a mezzogiorno a una festa dell'unità, trovi 15 persone che stanno cucinando, stanno preparando, hanno rinunciato alle ferie, hanno rinunciato alle vacanze per fare una festa dell'unità, si mettono a tavolino e subito parli di politica, della politica quella vera, delle cose da fare, delle... E i gruppi dirigenti della sinistra non possono non tenerne conto, è un fantasma, attenti, ma c'è ancora. C'est en parcourant ces fêtes de l'unità que je retrouve ceux qui adhéraient au parti. Pourquoi s'était-il inscrit? Perché allora era l'alternativa più giusta per portare avanti le condizioni dell'Italia, per portarle fare un paese più moderno. È iscritto perché da giovane lavoratore, da giovane operaio, il PC era l'acra di prospettiva di migliore vita, di migliore situazione per i lavoratori, per tutti. Per una questione di giustizia, di eguaglianza tra i popoli, soprattutto in Italia. Questa è una storia un po' complicata. Il Partito Comunista in Italia, per come l'ho conosciuto, come l'ho vissuto io, era l'unico partito che stava veramente dalla parte di chi era debole, di chi aveva bisogno. Perché mio padre, purtroppo per me, l'ho saputo nell'adolescenza, aveva preso parte alla Repubblica Sociale a Salò. E quindi per avversione a quel sistema. Quindi era un motivo familiare profondamente fastidioso per me. Quindi c'è stata una frattura familiare e quindi io mi sono iscritta al Partito Comunista. Perché credevo nel PC, credevo in un mondo diverso, credevo in una vita migliore. Perché vedevo che ero contadino, i proprietari ricchi si appoggiavano alla destra e allora capivo che la mia parte era la sinistra. Perché pensavo che le idee del Partito Comunista fossero quelle giuste. Negli anni 50, quando i contadini facevano i grandi scioperi per l'ente Delta Padano, ristrutturazione delle comunità agricole, la polizia allora ci chiamava celere. Io ho visto la celere manganellare della povera gente che non ha fatto niente, ma dati delle legnate sui denti che non finivano più, e vidi un vecchietto seduto su un paracarro e fa, beh, perché picchiano quelle legnate? Perché vogliono andare a lavorare? E dopo lì, certo, e da lì è nata la mia simpatia, io avevo 14 anni allora, è nata la mia simpatia, 17 anni io ho la testa del PC. Mi ero iscritto perché io vengo da una famiglia che abbiamo avuto le delinquenze di guerra dei fascisti
della Brigata Nera. A me mi hanno ucciso un fratello partigiano, 18 anni, fucilato di fronte mio padre, lo tenevano su con le bayonette in canna, doveva guardare e trucidare il figlio. Perché mi piaceva di fare una scelta giusta. Mi sembrava che fosse stata una scelta giusta. E fu una scelta giusta? Per me, sì. Per me, io, siccome che la mia famiglia, hai capito, erano tutti di quella corrente lì, allora anch'io, hai capito, ho fatto questa scelta qui. Allora, nel 1966 a Firenze c'è stata l'alluvione, un'alluvione che ha conosciuto tutto il mondo perché ha fatto dei gravi danni. E io come volontaria, avendo una famiglia di sinistra, sono andata a una casa del popolo, a Gavinana. Lì ho conosciuto molte persone che mi hanno affascinato per la loro storia, per il loro modo di porsi, per il loro modo di essere. E erano tutti iscritti al PC, appunto, erano anche attivisti di questo partito, e per questo, pur avendo 14 anni, ho deciso di diventare anch'io attivista e militante del Partito Comunista Italiano. Ceci, c'est de l'histoire ancienne qu'on peut lire dans tous les livres. Mais il y a une question que personne n'a jamais osé leur poser. Comment ont-ils vécu ce qu'on appelait la svolta? Le fameux tournant qui, de 1989 à 1991, en 14 mois, a définitivement effacé le nom et le symbole du Parti communiste pour le remplacer par le Parti des démocrates de gauche. Nell'89 ci fu la svolta, come l'ha accettata? Male. Male. Male, male. La svolta, ancora adesso, se me ne parlano, sono capace di dire sì, avete fatto bene. Ho sofferto. Molto? Ho sofferto molto. Ho sofferto perché molto. Perché cos'è che finiva? Perché, in quel momento? Perché levare il nome, levare il simbolo per uno come me che da giovanissimo militante nel Partito Comunista, amico e compagno di Enrico Berlinguer, mi chiamo Bonfio Guerino io, e tutti sì. Sanno la mia amicizia legata a Enrico Berlinguer, eccetera. E sono stato un po' tanto scosso, insomma. Mi è dispiaciuto, sì, però purtroppo cambia e bisogna adeguarsi. Se è giusto o sbagliato non lo so, cioè sono i tempi che lo dicono. Beh, è un po' da vecchio, Però io pensavo ai giovani, quindi non ho esitato, un po' ho esitato, però dopo sono contento di averle fatte la svolta. Con dolore, sicuramente con dolore, perché il cambiamento ha voluto dire molto per noi, perché è stato il simbolo, è stata la divisione di tanti compagni dal livello nazionale a quelli delle sezioni, perché proprio nelle sezioni ci siamo. Io ero anche delegata al congresso di Rimini e con delle mie amiche coetanee ci siamo salutate piangendo. È veramente stato un momento doloroso, però ero favorevole alla svolta perché sentivo il bisogno. A quell'epoca già lavoravo nell'89 da più di 10 anni e lavoravo dando attività anche al sindacato e mi rendevo conto, soprattutto attraverso l'esperienza dell'unità sindacale, che comunque il Partito Comunista, se rimaneva così com'era, poteva avere anche dei limiti nel percorso della futura sinistra in Italia. Era ghettizzato in uno spazio troppo piccolo della propria azione politica, che comunque sarebbe stato sempre vincolato all'opposizione. E quando finì il PC, cosa ne ha pensato? C'è avuto dei grossi problemi. Scelte politiche per cui non... Ancora in atto. Ci rendevamo conto che molti militanti del nostro partito vivevano questo passaggio doveroso, dovuto, con una forte angoscia. Io mi ricordo che avevamo fatto una batteria di telefoni dove noi funzionari rispondevamo in tempo reale, 24 ore su 24, a questi compagni che telefonavano. Le telefonate erano a volte drammatiche, compagni non più giovani che piangevano perché pensavano di perdere un patrimonio, un partito, un partito per il quale avevano combattuto per tanti anni. A me è dispiaciuto perché, devo dire la verità, io non ho mai avuto l'Unione Sovietica come riferimento e mi chiedevo cosa avessimo fatto di sbagliato in Italia a dover cambiare nome e cambiare identità. Però è stato giusto così, perché non ne saremmo stati capiti se non l'avessimo fatto. Io dico questo, io quando già ero nel PC
siccome in Italia dalla svolta dell'Enrico Berlinguer facevamo una politica, diciamo, molto diversa dalle unioni dei paesi dell'Est, mi domandavo perché ci chiamiamo Partito Comunista. Allora io questa svolta qui che ha fatto è il nome giusto, Democratici di Sinistra. Perché noi, io pure sono stato in Unione Sovietica, in Unione Sovietica. E del socialismo non vedevo niente. Questo cioè io non vedevo niente. Molte cose ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Si diceva quella volta che non c'era la prostituzione là, che tutti lavorava e tutti mangiavano, che c'era democrazia nei posti di lavoro. Andavamo nei posti a visitare le fabbriche, io sono andato a visitare la fabbrica che produce i motori elettrici della metropolitana de Mosca, tutta questa democrazia non l'ho vista. Ce malaise que je perçois dans leurs réponses, on l'a escamoté dans tous les livres. Et pour beaucoup d'entre eux, le silence a remplacé le ressentiment qu'ils éprouvent envers des dirigeants qui ont détruit leur parti et tout ce qu'il a représenté pour eux. C'est ça le silence des communistes. Savoir s'ils se sentent encore communistes s'impose. Certe cose non si cancellano, però io dico che c'è bisogno di andare avanti. Sono un comunista che milita nel DS. Sempre. Sempre comunista, ma PDS. Non mi sento comunista, perché non mi sento più adolescente. Probabilmente se tornassi indietro non lo rifarei. E io mi sento democratico di sinistra, ho seguito pari passo l'evoluzione del partito. Di certo non rinuncio e non ripudio e non rinnego quello che è stato il mio passato. Credo che il Partito Comunista abbia avuto un ruolo storicamente molto importante per la società italiana. Sempre mi sento, quello lì, sempre. Oddio, non solo perché comunista, è logico che sono comunista, ma però hai capito adesso, ci sono democratici di sinistra, no? Sono democratici di sinistra e io sono diventato un democratico di sinistra. Però si sente comunista. Sì, io. Un'idea, la mia idea è quella lì, capito? È una mia idea quella lì. Le tessere ce l'ho e mi sento ancora di sinistra, molto legato anche al vecchio PCI che non è questa sinistra, perché non è questa sinistra, perché ho le mie radici sono quelle, e il PCI non ha mai fatto niente di male. Perché prima di tutto questo non ho nessuna vergogna a essere stato comunista e essere comunista ancora. Mi sento comunista anche se adesso mi chiamo in un'altra maniera. Basta. Se significa portarsi dietro, essere patrimonio, essere parte di quel patrimonio, dei valori che ha rappresentato il vecchio Partito Comunista, sicuramente sì. Pensare oggi a una società che possa avere invece degli elementi di comunismo inteso insomma come filosofia marxista-leninista, probabilmente insomma una cosa superata, questo sicuramente insomma. Non mi sento comunista sovietico, mi sento comunista italiano, anche perché noi abbiamo lottato per la democrazia e contro il fascismo e abbiamo liberato l'Italia dal fascismo, certo, una parte dei nostri comunisti, vecchi comunisti. E adesso ti senti ancora comunista? Beh, se diciamo che io sono DS, ma mi sento ancora comunista per l'ideale che è rimasto. Le journaliste Piero Sansonetti parlait d'un peuple. Et ce peuple, c'est bien le même que celui que je viens de rencontrer dans ces fêtes de l'Unita. Mais en regardant ces hommes, on comprend que leurs rites proviennent du passé et qu'ils ne sont pas l'avenir. Et les jeunes, eux, que pensent-ils du PCI? Se dico Partito Comunista, cosa pensi? Un vecchio PC. Un vecchio PC. Una cosa, è proprio vecchio? Cioè, sì, no? È una storia passata, c'è stata un'evoluzione importante. Insomma, è bene tenerlo presente, è stata un'esperienza forte, ma per quanto mi riguarda
quasi impossibile, insomma, da mettere in pratica, che si è visto. E tu hai conosciuto gente che era iscritta al PC? Sì, sì, li ho conosciuti. E ora come sono? Ci sono alcuni che sono rimasti molto attaccati al vecchio PC e altri che invece hanno accettato l'evoluzione. Giustamente si sono orientati verso una democrazia, cioè una democrazia di sinistra ovviamente, però insomma vedono le cose forse con una visione un pochino più larga, ecco, del mondo, di come si sta evolvendo e del fatto che insomma ci sono alcune cose che non si sono potute applicare, tutto lì. Voi siete giovani, se vi dico PC, il partito PC, che cosa evoca in voi? Mamma e papà. Mamma e papà? Sì. Erano iscritti? Non lo so, però ti ricordi. Il PC è una roba del passato? Sì. Adesso non... Niente. Niente? E il DS? Non è una continuazione o no? Non tanto, però non lo so. Beh, si è allargato l'ambito politico di cui parlare, quindi DS non sono una continuazione. Fanno politica nazionale, con i sistemi della politica nazionale. Mentre il PC? Mentre il PC probabilmente al tempo era più dentro i meccanismi generali. Penso qualcosa che in Italia non c'è più. Penso qualcosa che in America è proibito o era proibito. Penso qualcosa che in Europa è finito. Questo è il Partito Comunista. E ti dispiace? Mi dispiace. Ha segnato la storia dell'umanità per più di un secolo, il comunismo, l'ideologia comunista. Sì, mi dispiace. Che cosa ne pensa di questi vecchi comunisti? Credo che alcuni si siano evoluti, diciamo, politicamente, altri invece sono rimasti un po' con la mentalità un po' retrograda e un po' ottusa. Le etichette contano o non contano? Cioè, contano perché dietro un simbolo c'è stato gente che c'è morta, gente che ci ha creduto, gente di un ideale, però conta fino a un certo punto, cioè bisogna anche rivedere le stesse idee nella chiave odierna e cercare di riadattarle a quelle sono le situazioni attuali. Un simbolo è importante, però è più importante l'azione, quello che uno fa. Io per i DS non ho nessun tipo di interesse. Condivido forse di più le idee del Partito Comunista, però... Quello vecchio? Sì. Perché tu hai i genitori che te ne hanno... No, in generale, un po' tutti, non solo i miei genitori. Sì? E tu credi che può ritornare un Partito Comunista? Dovrebbe cambiare tutta la mentalità, tutta. È impossibile praticamente. Grazie. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Bella Ciao est une ancienne chanson que les partisans italiens reprennent pendant la Seconde Guerre mondiale et popularisent auprès de toutes les couches sociales. Dans l'après-guerre, cette chanson devient comme un drapeau de la gauche militante. Quant à Bandiera Rossa, composée en 1914, c'est l'hymne des prolétaires communistes italiens. Prima, nelle feste dell'unità, si cantava Bella Ciao o no? Tante volte l'hanno cantato. Adesso non si cantano più, però. No, non si cantano. Perché? Ma non lo so, perché bisogna vedere se alla gente ci piace di cantare quella canzone. Non e lei proprio... cosa ne pensa? No, io penso invece che c'è un modo di vivere diverso, c'è delle abitudini diverse, una cultura diversa. Molto probabilmente la colpa è anche nostra, che i nostri figli non abbiamo trasmesso la cultura della resistenza di queste cose, perché c'è anche questo fatto qua. Allora è colpa nostra? Un tantino, non dico il 100%, ma un attimino sì. Ogni tanto si canta ancora. Si canta ancora? La resistenza non la dimentichiamo. Quello è fondamentale. È importante.
Ma io la canterei ancora. Lo canteresti? Io la sì. Canteresti? Io sì. E Bandiera Rossa pure? Anche. Ma tutti cantavano Bandiera Rossa quando facevano, specialmente le orchestrine quando suonavano, l'ultimo colpo di davano il colpo di Bandiera Rossa. E adesso non si fa più. Ah, sento poco io che facciano quello lì. Tu penso volevi un po' cambiare il mondo all'epoca. Io volevo cambiare il mondo, ma io credevo di riuscirci. E invece non ci sei riuscita. No, ma il mondo riuscita. Ha cambiato te? No, non credo, cioè profondamente sono sempre la vecchia sessantottina. Devo dire che sì, le subisco questi profondi cambiamenti della società, ma comunque io non mi fermo, lotto, continuo a lottare e cerco di insegnarlo ai miei figli. Ma un po' di nostalgia di quel tempo là. Il passato serve per costruire meglio il futuro, per conto mio. Poi, insomma, la nostalgia, sai, come se meglio Bartali oppure Inò, mentire, no, uguale. I tempi sono diversi. Erano una grande famiglia, non solo, ma erano una ricchezza, ma io non voglio dire erano. Le persone di sinistra ancora oggi hanno tanti valori, tanta voglia di essere solidari. E quindi se una persona vuole comunicare con il resto del mondo e soprattutto con l'ingiustizia del mondo, credo che debba essere a sinistra. Il PC era una bella sinistra ed ha portato un'altra bella sinistra in Italia. Per me essere comunista significa che ti posso dare tu. Certo, certo. Se te dici una cosa, anche se non ci credo, io la tua cosa la devo difendere sempre. E sempre la difenderò. Cioè devo lottare sempre per il pensiero di una persona. Chiaramente non contro l'interesse di lavoro, l'interesse di vivere la vita normale tutti i giorni. Purtroppo siamo rimasti pochi, perché la legge della natura è anche quella, che arrivi un momento che finisci, muori, vai, e no, allora ecco, un ricambio non c'è. Stanno cambiando il mondo? Ma era noi che volevamo cambiare il mondo, però. Ah. Noi volevamo cambiare il mondo. Il mondo, sì. Sì, cari ragazzi, è così. È così. Tout me semble bien terminé, comme quand on revient de vacances. Des amis me posent des questions. Je devrais leur dire que les anciens communistes sont encore communistes, tout au fond d'eux. Que le monde ne les a pas changés, mais que le monde lui a changé. Et que désormais, ils n'ont plus de place dans cette société où tout va si vite. Même si les idéologies ne meurent jamais, rien ne sera plus comme avant. Et dans quelques années, les ex-communistes que j'ai rencontrés, aujourd'hui réduits au silence, se tairont vraiment à tout jamais. Mais je n'ai pas envie de leur dire cela. Pas avec ces mots un peu crus, avec ce ton désenchanté. C'est ainsi que naissent certains films.